A noi fa molto piacere il fatto che le persone ci abbiano votato, vuol dire che hanno riconosciuto e dato una valutazione positiva al lavoro che noi stiamo svolgendo. Abbiamo deciso di candidarci in alcuni quartieri dove il nostro lavoro è un lavoro che sta andando avanti da anni ed è un lavoro particolarmente oneroso. E abbiamo scelto San Bartolomeo chiaramente per via dell'acciaieria della Ory Martin, con la quale speriamo di poter sull'osservatorio portare il nostro contributo come comitato di cittadini che si occupa di ambiente. La stessa cosa per quanto riguarda San Polo Parco, perché lì abbiamo le problematiche legate all'Alfa Sai, che chiaramente non sono certo quelle della Ory Martin. E poi Bufalora, perché a Bufalora c'erano i grandi problemi della discarica Castella, della discarica di amianto e delle tangenziali dell'autostrada e di tutta una zona che è quella della zona di Bufalora, che comprende parte del futuro Parco delle Cave, dove c'è l'Oasi, che è l'ex Cava Picinelli rinaturalizzata e dove sono presenti anche le discariche di cesi, contenenti il cesio 137. Quindi sono territori sui quali stiamo lavorando da anni e ci ha fatto molto piacere il fatto che le persone siano andate a votarci e soprattutto la cosa che ci è piaciuta di più, diciamo, è stata anche l'affluenza di Bufalora che è stata molto alta, proprio perché è indicativa della necessità di un rapporto più diretto fra i cittadini che vivono il territorio più che con gli esponenti politici. Un altro nostro rappresentante di quartiere è in San Polo Storico e anche lì le problematiche sono sostanzialmente sempre le stesse, quelle legate all'attività di cava, quindi all'attività estrattiva, alle discariche e all'alfacciaio. Ci aspettavamo la possibilità soprattutto che quasi tutti i candidati presentati dal Codisa potessero essere eletti.